penso sempre alla crisi del teatro e mi scervello per trovare il modo di risolverla. Si può dire che io non penso ad altro. Perché vedete, una delle ragioni per cui la gente non va più a teatro si dice che è l'alto costo del biglietto. Ed è proprio in questo che io avrei trovata la soluzione della crisi. Cioè, si riduce il prezzo dei biglietti alla metà. Ma allora, dicono gli impresari, non ci rifaremmo nemmeno delle spese. E un momento. Si vendono i biglietti due volte. Vale a dire, un teatro, per esempio, ha 500 posti. Ora, anziché mettere in vendita 500 biglietti a 20 lire l'uno, se ne mettono in vendita 1000 a 10 lire l'uno. Cioè due biglietti per ogni posto numerato. Certo, allora direte voi, ammesso che riusciate a vendere tutti e 1000 i biglietti, dove farete sedere gli spettatori se i posti sono soltanto 500? Calma. Calma, perché è proprio in questo che sta la mia trovata. Ed il regolamento del teatro dovrebbe essere così concepito. Dunque, ogni posto è venduto a due spettatori, ma resterà al più forte. Certo, che così avrà il posto tutto per sé, avendolo pagato la metà. Perché non è detto che in una città non si debba trovare un certo numero di persone disposte ad azzuffarsi per risparmiare 10 lire. Allora direte voi, ammesso che si trovino 100 mascalzoni decisi a tutto, saranno sempre 100 biglietti venduti e gli altri 900? Calma. Oltre alle persone disposte ad azzuffarsi con quelle che hanno acquistato il loro stesso posto, ci saranno gli amanti del quieto vivere, quelli cioè che per non avere noie compreranno tutte e due i biglietti di un solo posto. Questi saranno a dir poco il doppio degli altri, cioè 200, che acquisteranno complessivamente 400 biglietti, ed ecco 500 biglietti collocati. Restano da vendere 500 biglietti al tempo. Ma ora voi volete che il fatto di un teatro, dove alcuni spettatori devono sostenere lotte per conquistare un posto già occupato da altri, non costituisca, che so, una curiosità, un'attrattiva per i forestieri? Ma almeno altre 100 persone acquisterebbero 200 biglietti per poter assistere in pace ai pugilati degli altri spettatori. E diffondendosi la fama di questo teatro, i turisti accorrerebbero anche da lontani paesi. Restano da collocare 300 biglietti. Ecco, io per questi faccio affidamento sui fanfaroni, i quali in numero di 150 acquisterebbero ciascuno due biglietti del teatro dove si deve conquistare un posto a mezzo di pugni, per poi poter raccontare di aver assistito alla commedia dopo aver atterrato l'acquirente dell'altro biglietto con un uppercut. Ed ecco, ricapitolando, che avendo ridotto alla metà il prezzo dei biglietti, ci si troverebbe ad aver fatto l'incasso di un esaurito in base ai prezzi interi. Si avrebbe il teatro pieno del giusto numero di persone, nonché nella sala un'atmosfera briosa, elettrizzante e, perché no, battagliera.